Io sono Giulia, sono avvocato interno di Pietro Fiorentini S.p.A. Sono qui dal giugno del 2014. Faccio parte dell'ufficio legale composto attualmente da 4 avvocati. Ci occupiamo principalmente di tutte quelle che sono le, diciamo, questioni ordinarie della società che implicano comunque delle problematiche legali, quindi dalla revisione o redazione di contratti nazionali e internazionali, ma anche di tutte le operazioni straordinarie del gruppo, quindi acquisizioni societarie, fusioni, piuttosto che costituzioni di nuove società in Italia e soprattutto all'estero. Come ufficio legale, in particolare, cerchiamo di internalizzare ogni tipo di competenza, per cui ci rivolgiamo il meno possibile a studi legali esterni per affrontare le problematiche che ci vengono sottoposte dalle varie funzioni aziendali. E questo secondo me è un plus veramente molto importante. L'esperienza più significativa per me in Pietro Fiorentini è stato il mio primo viaggio, la mia prima trasferta all'estero. Sono stata mandata in Ghana dopo soli 5 mesi che ero qui per completare la costituzione di una società. Era un misto tra agitazione, panico, ma estremo entusiasmo, perché non sapevo quello che trovavo e come sarei riuscita a completare l'operazione. È stato difficile, ma veramente entusiasmante, e dopo quella trasferta se ne sono susseguite tantissime in Europa, in Africa, in Cina. Diciamo che viaggiare è una delle componenti essenziali dell'ufficio legale. Notoriamente si pensa che il lavoro di legale d'azienda sia un lavoro noioso, però qui in Fiorentini questo succede veramente raramente, se non mai, posto che l'azienda cambia talmente tanto velocemente, in maniera così dinamica, che ogni giorno si possono imparare cose nuove, si può studiare e si può accrescere le conoscenze e le competenze di ciascuno.